Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Sono CodingGamer572 e oggi siamo qui per... Inoltre ragazzi ci sono anche delle mappe dove vi mostreranno tutti gli XP, quindi andateli a vedere come livellare velocemente su Fortnite. Come vedete sono livello 3, quindi un livello molto basso. Allora, beh, prima cosa vi consiglio di andare qui. Non sapete perché, ora vi spiegherò. Allora, si trova qui un'isola segreta dove ci darà una missione. Scusate ragazzi, ho sbagliato, quindi ci vorrà un po' di tempo, devo arrivare fino a lì sopra. Quindi devo arrivare fino a questo, più o meno questo punto, tipo qui. E com'è che possiamo livellare? Facendo questi segreti che vi mostrerò, che non tutti hanno visto. Allora, prima cosa dovete fare, ecco qua. Oh no, 25 pie. Poi ci darà, vabbè, questi qui ci farà vedere come Galactus, forse da 3, che ha distrutto la città. Qua c'è tipo un ponte piccolo, una piramide, qui abbiamo anche una cassaforte. Ora rompiamo questa pietra, scusate, una cassa. Poi ragazzi, cosa importantissima sono giustamente le missioni, come se facciamo scorri, esamina, abbiamo una missione qui e un'altra missione, vabbè sì, sempre qua, e cose che tra poco andremo a fare. Aiuto, ho fatto male, no, la tempesta, sono dentro la tempesta. Vabbè ragazzi, noi ci vediamo tra poco. Un'altra cosa fortunata: quando fate questi salvataggi vi aspetta sempre la fortuna. Spesso questo succede veramente così. Quindi, ecco qua, guardate ragazzi, guardate. Quindi questo è l'insegnamento di come avere fortuna e livellare. Come avete visto, siamo a livello 4 con questi semplici trucchetti. Abbiamo anche sbloccato 100 V-Bucks. Questo ragazzi, tutti questi consigli, può anche tentare la fortuna. Ok ragazzi, pure questo, niente scampo, vi farà altre missioni. Vabbè, questo no. Vabbè, aveva un'arma molto molto forte. Allora ragazzi, comunque iniziamo ad andare alla finestra finiante per fare la sfida di Wolverine per chi ha il pass. Allora scendiamo subito. Ragazzi, un'altra cosa importante è sul busto, vi darà 15.000 pie. Me l'ha appena dato, scusate, ma non ho messo subito la clip e non ho registrato la clip nemmeno della sfida Wolverine. Come vedete non c'è più, però vi lascerò appena ora una clip. Ci spostiamo qui verso il centro, dove ci sono queste giostrine del parco giochi e dove c'è il laghetto, questa sorta di pozza d'acqua qui che vedete qua davanti a me. Andiamo qui dove c'è la roccia e vedete i secondi artigli, i secondi segni d'artigli. Poi ci spostiamo verso la casa principale, questa qua è in legno, e andiamo nella parte sinistra, qui dove c'è la siepe. Vedete questa siepe che ostruisce questa parte coperta sotto della cosa dello chalet e della costruzione. Questo c'è il terzo segno e vedete, abbiamo completato la missione. Ok ragazzi, quindi ora prossima missione
voglio fare quella stipida grifoglio. È importante fare le sfide della settimana perché questo gli permetterà di rimanere sempre a contatto con il pass battaglia e con i livelli. La cosa buona è questa qua, raccogliere sempre quando andate a tutti questi paesetti piccoli su Fortnite. Questo è l'importante di quando andate sui paesetti. Questo è l'importante di quando andate in questi paesetti di Fortnite, che dovete sempre prendere questi qui. Allora, che altro c'è? Allora, sembra che c'è qualcuno. Raga, non so perché non mi partono dei colpi. Ragazzi, ho in palio, ho messo 5.000 iscritti gratis, però sarà un contest, quindi lo potete ricevere semplicemente. Se voi volete partecipare, basta che entrate nella descrizione e scrivete hashtag contest. E se siete arrivati a questo punto del video, lasciate like e iscrivetevi al canale. Comunque, anche se non ci siete arrivati, lascia like e iscriviti al canale. Avrei fortuna per sempre. Dai.